Salve a tutti da Willis, ecco in una puntata di Fortnite, eccoci qua in una puntata in colpo che si chiama colpo secco. Ecco che è arrivato Spluffet, è arrivato in ritardo perché era in giro a bighellonare, eccoci qua. Praticamente qui abbiamo la gravità che è molto bassa in questa missione. Che quando salti ti fa atterrare molto lentamente. Anche salire molto lentamente. Sì, vero. Ok, quindi così hai il tempo per colpirti con un altro giocatore, con un altro avversario, giusto? Giusto. Ok, però devi stare vicino al microfono, Spluffet, se no non ti sentono. Va bene. Avvicinati per favore. Ecco che ci siamo lanciati dall'autobus che ci porta magicamente da un'isola all'altra, dove i giocatori poi uno alla volta quando vogliono nell'arco di 30 secondi si lanciano e andiamo a scegliere la nostra isola sperando di avere un po' di fortuna. Ecco, comunque colpo secco, una parola che quando ti accoppano, quando ti accoppano ti uccidono. Sì, con 50 di vita ti accoppano con un colpo soltanto, con... Perché è solamente 50 di vita, lo scudo non c'è, certo, non si sa dove si trova. L'ho già detto. Non l'hai detto invece. Sì, ho detto 50 di vita. Ho capito, lo scudo non c'è, quello non l'hai detto, non c'è e non si sa dove trovarlo. Hai capito? Gna. Ok, quindi ecco che abbiamo trovato un cecchino d'oro, abbiamo trovato, fantastico. Come prima non c'è nessun prima, Willis Spluffet. Non c'è nessun prima perché la partita è solo questa, non capisco a cosa ti riferisci. Willis, perché hai detto te stesso da solo due volte? Perché anch'io ho i miei momenti di amnesia. E comunque i nostri telespettatori, vedi il caldo che mi fa fare così. Vorrei capire per quale motivo hai detto come prima, perché qui non c'è nessun prima, perché la partita è solo questa, no, non ce n'è un'altra. Cosa volevi dire? Vabbè, Spluffet non ce la fa, io adesso qui sto temporeggiando, sto cercando di non farmi beccare dai nemici, ma da un giocatore che stava correndo sul tetto. Comunque era molto vicino, perché quando sono molto vicini si sentono i passi, si ude i passi. Quindi adesso col mio fantastico cecchino d'oro, che è il top del cecchini, lo vado a controllare che non ci sia nessuno in giro che mi possa beccare, come vedete. Del top. E cerco anche di rifornirmi di munizioni il più possibile prima di andarmene da qua, perché comunque sia ne servono tante. Che ha preso Willis un barattolo. Non è un barattolo, è una bomba. Se la lanci esplode. Non te la puoi portare con te. No. E allora vieni qua, Spluffet, spiega. Vieni qua. Vieni qua, siediti. Perché sennò non ci si sente. Se spari quella bombettina lì che non esplode quando la prendi. La lanci, non la spari. Non la carichi mica nel fucile. Sì, ma quando spari. Quando spari il colpo del fucile. Il colpo dello stesso. Ecco che sto cercando di colpire uno e si sta già riparando. Spluffet, sei troppo lento, sei troppo lungo. I nostri telespettatori si stanno annoiando. Ok? Il concetto è che la bomba la puoi prendere in mano, la bomba, e la puoi posizionare da qualche altra parte e poi la devi colpire col fucile. Sì, poi esplode. Ok, Spluffet, non ti sentono, devi stare vicino al microfono. Poi esplode. E comunque adesso in questo momento non ci serve. Stiamo andando a controllare di poter beccare qualcun altro. Purtroppo uno me lo sono lasciato scappare. Non so se riuscirò a fare qualche altra kill, perché comunque sia molto difficile. Una kill de merda. Perché dici così? Perché anche di solito dici così. Vabbè, perché quando vengono sempre con la strizza, vengono. quando le faccio mi viene la strizza, perché sono molto pericolose, sono. Perché comunque sia devi venire a contatto. Spluffet, siamo
Siamo ormai vicini alla salvezza? Cosa ne pensi? Penso di sì. Mi stai portando fortuna o sfortuna? Fortuna. Ok, stiamo andando a nuoto. Molti preferiscono fare lo stile delfino, saltare fuori dall'acqua, però obiettivamente mi sembra di dare troppo nell'occhio, quindi ho paura di essere colpito. Il mare aperto così è veramente... Ecco, neanche l'avessi immaginato, neanche l'avessi saputo, mi stanno già sparando addosso, si sono accorti che sono in mezzo all'acqua e sono in pericolo, giusto Splufete? Giusto, giustissimo. Ok, ecco le ultime parole famose. Vabbè dai, comunque sono soddisfatto, 22esimo nonostante tutto quello che ho combattuto. Alla prossima da Willis e dai. Un saluto anche da Splufete, ciao.